sarà demolita la barriera autostradale dell'uscita a Cassibile. È stata richiesta, invocata e poi annunciata. Da questa mattina cominciano i lavori per la rimozione del casello autostradale all'altezza di Cassibile. Un casello inutile, il pagamento del pedaggio non è ancora previsto, ma soprattutto pericoloso. Negli anni sono stati diversi gli incidenti, anche particolarmente gravi. Tir e pullman bloccati dalla barriera, ma quello più spaventoso e grave si è verificato la sera del 21 settembre del 2013, quando un'auto dell'allora presidente della regione Rosario Crocetta si schiantò contro un blocco di cemento. Uno schianto che causò il ferimento grave di due agenti della scorta del presidente, che rimase illeso. Per quell'incidente fu aperta un'inchiesta con l'ipotesi di reato e attentato alla sicurezza dei trasporti, ma dopo alcuni anni di indagine il tribunale di Siracusa Giuseppe Tripi ha emesso sentenza di non luogo a procedere. La barriera non è mai entrata in funzione, nonostante gli annunci ciclici, compreso uno proprio di Crocetta nel giugno del 2015, anche perché il tratto autostradale non è mai stato completato e solo nei mesi scorsi sono ripresi i lavori nei lotti 6, 7 e 8 che entro tre anni dovranno congiungere Rosolini, attualmente uscita obbligatoria dell'autostrada, prima con Ispica e poi con Modica. Nessun pedaggio, ma per anni un ostacolo pericoloso, secondo molti automobilisti mal illuminato e troppe volte affrontato a una velocità inadeguata. Lo scorso mese di luglio l'affidamento dei lavori di demolizione ad aggiudicarsi l'opera del valore complessivo di circa 290.000 euro è stata la società Edil Centro, con un'offerta a un ribasso del 24,69%. Ieri mattina si è proceduto con il posizionamento della segnaletica. È previsto l'utilizzo di una sola carreggiata a senso unico alternato per la durata dei lavori.